Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi sono elegante perché sono ritornato di nuovo su questo canale. Sono stato in vacanza anche nei mesi dove avevo detto che non dovevo esserci, però non c'ero a casa e quindi non ho potuto fare i video. E questo è diciamo il ritorno, dopodiché non dovrei più partire perché c'è la scuola e quindi dovrei rimanere qui in questa casa perché c'è la scuola. Sicuramente avete visto delle recensioni, delle altre recensioni, dato che io non le ho fatte, oppure avete visto direttamente gli episodi. Se no, proprio andatevi a recuperare le recensioni che hanno fatto Caverna di Platone o per esempio Blaziken68, per non citarne altri che fanno anche essi le recensioni degli episodi di Dragon Ball. Per oggi ci sono io e vi spiegherò l'episodio 106 di Dragon Ball Super. Nella prima scena vediamo un essere che ricordavo essere dell'universo 6 e poi viene confermato, quindi è un combattente dell'universo 6 di nome Dottor Rota e parlando con Junior e Gohan gli spiega e gli vorrebbe spiegare perché lo chiamano dottore, ma non ha il tempo che viene trafitto al petto da un raggio. Piccolo e Gohan capiscono subito che quel raggio proveniva da probabilmente un cecchino e quindi si mettono subito al riparo. Poi vediamo delle palline tipo delle perle fatte di cristallo, non so di che materiale, che volteggiano a mezz'aria e camminano. E vediamo che l'attacco parte da un essere e rifrangendo in queste palline riesce a colpire Junior al braccio, che comunque sappiamo che si può rigenerare e quindi infatti si rigenera. Però grazie a questa cosa riesce sì a rifrangere i suoi colpi, ma anche a vedere gli avversari. Poi si nascondono abbastanza bene e veniamo a scoprire che questi raggi provengono dal corpo di quest'essere, che per rintracciare i due avversari inizia a sputare tantissime di queste palline che ricoprono tutto il campo di battaglia. Piccolo e Junior, piccolo e Gohan, pensano ad una strategia che è quella di lanciare dei massi per produrre polvere e vari detriti così da oscurare la visione di questo cecchino per non farsi proprio rintracciare. Però veniamo a scoprire che queste palline diventano una fotocamera termica e quindi li riesce a vedere tramite il calore che emanano. Poi c'è un piccolo siparietto, veramente mediocre, non so perché l'hanno fatto, ok, Dragon Ball è un cartone prevalentemente per bambini, però c'è questo siparietto dove Zeno-sama, gli Zeno tutti e due, dicono che cos'è un cecchino e il Daishinkan gli spiega che cos'è un cecchino, gli dice che è uno che si nasconde e spara da lontano. Perché? Dopodiché vediamo Junior che riesce a parare un colpo che stava per colpire al viso Gohan. Ed è l'ennesima cosa che Junior si mette davanti. Non ti farò colpire, mi farò uccidere io. Per ricordare, diciamo, le varie cose quando era piccolo, quando arrivò il ritorno di Freezer, quando arrivò Freezer Dorato, che lui si mise davanti. Ed è sempre la stessa scena, basta, ok, fatelo i feels una volta vanno fatti, va fatta la scena e se è bella fai i feels che poi lo metti in vari episodi, dici vero come l'altra volta, però basta, vabbè ogni volta diventa un po' monotona la situazione. Quindi escogitano un altro piano, che è quello di lanciare dei raggi che non producono energia distruttiva, diciamo, ma producono solo calore. E infatti vediamo che nella sferetta lui vede questi loro due, diciamo le due cose, le due presenze di Piccolo e Gohan, ma vede anche tanti altri puntini e quindi non riesce a capire quali sono i suoi avversari. Quindi, in men che non si dica, quest'essere diventa una palla stroboscopica e inizia a sparare raggi dal suo corpo, ma proprio tantissimi, che inondano tutto il campo di battaglia di questi raggi ultravioletti. Dopodiché vediamo Tenshinhan, Goku e Vegeta che si incontrano e capiscono un po' la situazione e rendono Goku intelligente perché Goku capisce che quell'essere che abbiamo visto fino ad ora non è il vero cecchino, dato che lui riflette solo i raggi e
che vengono da altri, e infatti il cecchino sarà nascosto e quindi questo vero cecchino lancia un raggio a quest'essere che riflette questo raggio nella direzione che più gli piace. Dopodiché Dragon Ball si trasforma in Naruto e infatti, come potete vedere in questa scena, c'è Goku e Vegeta che camminano con le mani messe all'indietro come camminano i ninja di Naruto. E vediamo che Vegeta è scemo e infatti gli lancia un raggio diretto su quest'essere che glielo rifrange addosso. Bravo Vegeta! Dopodiché, parlando sempre di Fils, ritorna la tecnica dei quattro corpi di Tenshinhan, che ha fatto nel 22esimo torneo alla finale contro Goku bambino. E qui si vede che i quattro Tenshinhan inseguono il vero cecchino, mentre Goku e Vegeta si scontrano contro quest'essere che rifrange i raggi. E quindi, dato che riesce a rifrangere i raggi, o gli dai pugni o gli lanci delle pietre, giustamente. Dopodiché vediamo Tenshinhan che insegue questo vero cecchino e lo insegue con le mani dietro la schiena alla Naruto e ha quattro corpi come la tecnica della moltiplicazione del corpo. Niente, proprio Dragon Ball ha detto è bello Naruto, copiamolo. Dopodiché Tenshinhan, avendolo messo alle strette, dice oh basta dai, sei stato un avversario veramente bellissimo, veramente bravissimo. Però ovviamente quello, essendo infame, crea una specie di raggio dalle sue mani e distrugge tutto il terreno, facendo cadere Tenshinhan dall'arena. Però Tenshinhan aveva anche gli altri tre corpi rimanenti, che dopo che il vero cecchino si sbeffeggia e dice ah ah ti sono riuscito a sconfiggere, sei troppo ingenuo, lo prendono da dietro e lo fanno cadere insieme a lui. E infatti c'è questa scena molto epica dove sono tutte e due che cadono a testa in giù e Tenshinhan gli dice ah, se devo morire, morirai anche tu, nel senso di morire, essere sconfitto nel torneo. Dopodiché Goku e Vegeta ancora non lo riescono a sconfiggere quell'essere perché non lo so, dai, devono allungare un po' la situazione e ritorna di nuovo il porcellino d'India dell'universo 6 che dice io sono il dottore, vuoi sapere perché mi chiamano dottore? E Vegeta, avendo uno scatto di C17ite, scaglia un Garlic Cannon che li manda tutti e due fuori dall'arena. L'episodio finisce così. Le anticipazioni non sono molto interessanti, però ci danno spunti abbastanza spettacolari. Infatti, forse, dico forse, vedremo il caro Jiren all'attacco. Però nella scena successiva riusciamo a vedere che Dispo, il coniglio dei Pride Troopers, lo attacca. Quindi probabilmente Jiren non alzerà un dito. In più vediamo che Maestro Muten proverà a fare la mafuba probabilmente su Frost, ma dall'esito che potete vedere da questa immagine mi sa che non è andata molto bene. E per il circolo Fils a profusione, il titolo del prossimo episodio 107 sarà La vendetta di F, il piano astuto. Va bene, basta. Però dai, hanno giocato abbastanza bene su questo gioco. La vendetta di F, la rinascita di F, come nel film. Perché tutte e due si chiamano Freezer, Frost, tutte e due con la F. Vi ricordo che se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e andate a vedere anche tutti gli altri video che ho fatto e che ha fatto Francesco. Potevo mettermi prima davanti a questo gruppo di zaini, però mi ci metterò ora e non ve lo farò vedere più. Ormai il video l'ho registrato e quindi non lo posso cancellare. Passate anche dalla pagina Facebook e dal nostro blog. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!